Massimiliano Federica, come commenta i dati dell'Ocse? Beh, dimostrano quanto la Lega sostiene da tempo, ovvero che il governo Renzi non sta facendo nulla e non ha fatto nulla per contrastare la disoccupazione. Infatti ha messo zero risorse per dare risposta a quel 42,7% di disoccupati giovani e 13% di disoccupazione generale. Infatti i dati confermano che la disoccupazione continuerà a salire quest'anno e anche nel 2015 sostanzialmente rimarrà invariata. Il decreto Poletti, che ci aveva venduto questo governo come soluzione ai drammi della disoccupazione, si è dimostrato semplicemente una misura mediatica che vorrebbe far credere ai cittadini che il governo si sta occupando della disoccupazione del nostro paese. Così non è. Trovano risorse semplicemente per l'immigrazione clandestina, per i nostri disoccupati non c'è una risorsa né un provvedimento utile.